Oh, zignorino Ryan, buongiorno! Buongiorno, signorina Gertrude. Come sta oggi? Molto bene, molto bene. Certo, non ti nego, sono un po' preoccupata per signorina Marina, ma... Oh, gradisci il latte, caro? Sì, grazie. Bene, ecco. La signorina Marina è in gita a Londra, giusto? Sì, zii, con la classe, giustamente. Il padre ha pensato, ci sono le insegnanti e quindi... Vabbè, siamo soli, Ryan, soli, soletti per una settimana. Io andrò alla spa con le mie amiche e tu, Ryan, vedrai i tuoi amici? Oh, no, no, penso che starò qui e farò delle passeggiate al parco o andrò da mio padre. Oh, capisco. Tu... Tu non hai amici, Ryan? Io li avevo un tempo, sì. Ottimo. Grazie per la splendida colazione, Gertrude. Vado a fare una passeggiata. Oh, che strano ragazzo. Sembra un bravo ragazzo, però è molto strano. Ora che ci penso, né lui né il signor Martinez mi hanno mai raccontato nulla di lui. Che mistero. Ah, non ce la farò mai a scrivere sto romanzo in tempo e devo consegnarlo al professore entro la fine della settimana, che è praticamente domani. Oh, scrivere un romanzo con protagonista una guardia del corpo. Bah, e non ci sta neanche Gennarino a ispirarmi. Chissà come sta procedendo a Londra. Bah. Eh? Ah, caspita. Ehi, ragazzo, scusa, ci passi la palla? Wow, grande fratello! Oh, ehi, scusa, tu sei Ryan, giusto? Sì, sì, il bodyguard di Marine. Sì, sono la sua guardia del corpo. Ma è fantastico! Sì, è un bel lavoro e mi trattano bene. Ehi, amico, vuoi fare una partita con noi? Oh, no, grazie, non gioco più a basket. Che peccato. No, sì, lo so, te lo dicevo perché, ecco, io studio per diventare uno scrittore e per questa settimana devo consegnare un romanzo che ha come protagonista una guardia del corpo. Ah, interessante. Sì, quindi tu potresti aiutarmi, potresti raccontarmi la tua storia, cioè come sei diventato una guardia del corpo, perché... No, non posso, mi dispiace, Ricky. Cosa? Ma perché no? Dai, Ryan, sarà un'intervista di pochi secondi, devi solo dirmi, insomma, i passi necessari e cosa si fa nel tuo lavoro. Oh, Ricky, è molto semplice, si proteggono gli altri nel mio lavoro. Quindi tu hai voluto fare questo lavoro per proteggere le persone a cui tieni? E dimmi, quando hai iniziato? Sei molto giovane, so che anche tuo padre è una guardia del corpo. Mio padre... Oh... È appena arrivato, quindi scusa Ricky, ma devo andare. Ah, il padre di Ryan? Papà, figliolo, dove andiamo? Oh, c'è una pasticceria molto carina qui, ti ci porto. Bene, figliolo, fammi strada. Ciao Ricky. Wow, ma sembra un tipo pazzesco. Da, quei due sono perfetti per il mio romanzo. Devo assolutamente seguirmi e farmi dire la storia di Ryan. Te con doppia spolverata di cannella in arrivo. Grazie. Di nulla. Oh, Ricky, ciao. Ciao, Rebecca. Allora, come te la stai cavando? Molto bene. Tua sorella mi ha proprio salvata. Non so come avrei fatto in questi giorni. Jenny è a Londra insieme agli altri e non ce l'avrei mai fatta a gestire il locale senza di lei. E poi è bravissimissimissima. Grazie, Alice. A me fa bene. Mi tengo distratta. Buon pomeriggio e benvenuti alla pasticceria di Alice. Io sono Rebecca. Che cosa posso portarvi? Oh, ciao Rebecca, non sapevo lavorassi qui. Oh, sta sostituendo Jenny mentre lei è a Londra. Per me è un tè nero, signorina. Ok. Anche per me, grazie Rebecca. Arrivano subito. Allora, figliolo, il signor Seychelles è molto soddisfatto del tuo lavoro. Ciò mi rende tanto orgoglioso di te. Ti ringrazio, papà. Allora, ti sei fatto dei nuovi amici? Sì. E chi sarebbero? Gertrude, la governante,
La governante dei Seychelles? Sì, sì. È una signora molto a modo e mi trovo bene a parlare con lei. Ah, capisco, sì. Sì, beh, ma sai, mi riferivo ad amici della tua età. Ryan, non ne ho bisogno, papà. Sto bene così. Ryan, devi pur ricominciare. Papà, per favore. Eccolo qui. Ho scelto l'Earl Grey. Spero non vi dispiaccia. Assolutamente no, Rebecca, è perfetto. Grazie. Buona continuazione, se volete un pasticcino basta chiamarmi. Che persona gentile. Stavo dicendo, Ryan. Sto bene così, papà. Non preoccuparti. Davvero, va tutto alla grande. Hai detto che il signor Seychelles è contento del mio lavoro e questo mi basta. Oh, sicura, Rebecca, che per te non è un problema fare la chiusura stanotte? No, no, tranquilla, dopotutto casa mia non è molto lontana. Posso occuparmene io, davvero. Ok, mi spiace che ho un appuntamento dal dottore che non posso proprio rimandare. Altrimenti sarei costretta a chiudere prima, ma... Alice, non preoccuparti. Ci penso io. Grazie. E va bene, figliolo, se mi dici che è tutto a posto, non posso far altro che crederti. Per quanto riguarda Zucchero Filato, ci stai lavorando? Sì, sì, ci sto lavorando. Solo che è complicato raccogliere informazioni su... Non qui, Ryan, non qui. D'accordo, allora aspetto un tuo rapporto sulla faccenda. Sì, lo avrai la prossima settimana. Perfetto, bravo figliolo. Ho saputo che Marine Seychelles è a Londra per tutta la settimana. Se ti va di passare da casa... Non ne ho bisogno, grazie papà. Va bene Ryan, va bene. Come vuoi tu. A presto. Sai che mio padre è dei servizi segreti e che è davvero ridicolo che tu stia cercando di spiare una spia? Non posso crederci, addirittura dei servizi segreti. Wow, ma è fortissimo, Ryan! È un lavoro come un altro, Ricky. Questo Zucchero Filato è una persona che conosco, un nome in codice, è una nuova missione. E secondo te posso dirtelo? Effettivamente no. Però, Ricky, te l'ho detto, mi dispiace davvero, ma non posso e non voglio parlarti della mia storia. Prova a scoprire qualcosa intervistando l'uomo della sicurezza del centro commerciale, ok? Ma l'uomo della sicurezza ci avrà una storia completamente diversa dalla tua. Nel mio compito il protagonista deve essere una guardia del corpo, non uno che guarda le vetrine dei centri commerciali. Ma lui non guarda le vetrine. Ricky protegge le persone esattamente come me, quindi va da lui, ok? Oh, uffa. Vabbè. Effettivamente non so che mi ero messo in testa. Intervistare Ryan, che poi è figlio di un agente segreto. Ovvio che non mi direbbe nulla. Ah, torno da Rebecca, va. Ah, questa storia è banale, troppo banale. Mannaggia. Dovevo insistere con Ryan, dovevo farmi dire la sua storia. Ah, Ricky, alla fine sei rimasto. Ti ho detto che non ce n'era bisogno. Potevo chiudere da sola la pasticceria. No, ma che, Reb, non ti preoccupare, anzi, guarda. Tanto ho finito i compiti, t'aiuto. Come sta andando con il tuo romanzo? Male, malissimo, malissimo. Oh, è orribile scrivere di protagonisti di cui non si conosce niente. Io non ho mai conosciuto una guardia del corpo. Ryan non ti ha dato nessuno spunto? Purtroppo no. Allora, chiudo un attimo la cassa. Comunque sì, Ryan è un tipo molto molto riservato, davvero nessuno sa nulla di lui. Ma te piuttosto? Come va con Mike? Lo stai sentendo ora che è a Londra? Sì, Ricky, io in realtà mi sono dichiarata a lui. Che cosa? Alla fine l'hai fatto davvero? E lui che ti ha risposto? Che ci avrebbe pensato, ma siamo onesti, Ricky, conosciamo tutti la risposta. Oh, Reb, mi spiace, io te l'avevo detto. Te sei fissata con uno che c'aveva il cuore occupato. Sì, lo so che me l'hai detto. E me l'hai detto anche in modo molto poetico. Beh, sono pur sempre uno scrittore. Già. Oh,
Ehi, dolcezza, perché non condividi l'incasso della pasticceria con noi? Che? Andate subito via o chiamo la polizia. Già, che lo sapete chi siamo noi? Ah, ma certo, non ci credo, amico. Sai chi sono questi? No, chi sono? Due che stanno per essere spennati. Aspetta. Voi siete i nobili. Oh, c'è andata grossa stasera, amico. Bene, allora oltre a darci l'incasso della pasticceria, che cosa ne dici di darci anche gioielli, orologi e la tua borsetta, dolcezza? Io non vi darò proprio un bel niente. Rebecca? Hai visto la biondina? È coraggiosa. Già, non si direbbe. Sembri un fiorellino così delicato. Giù le mani da mia sorella, idiota! Ah, Ricky! Ma... Ne vuoi uno anche tu, fiorellino? Sai, non mi piace picchiare le ragazze, però se proprio insisti... Provaci! L'hai sentita? Ah. Dai, forza, facciamola finita. Qui potrebbe passare qualcuno. Se tocchi quella ragazza, sei proprio messo male. Eh? Mm? Su, ragazzi, andate da un'altra parte. Ecco, lo sapevo, hai perso tempo, idiota! Beh, che ci importa? Lo scrittore è un rammollito, lei è una ragazza, noi lo facciamo fuori subito. Vorrei che ci provaste. Ryan, sta attento, il tizio ha un gancio da paura. Ryan? Allora? Io, beh... Ok, fatti sotto. Allora, vi sono bastate... O prendete un'altra ordinazione. Oh, andiamo, amico, ci è andata male. Ryan, tu stai bene? Oh, Ryan, mamma mia, grazie. Tutto ok, Ricky, fa vedere. Ah, è una ferita superficiale, guarirà. Guarirà in poco tempo. Accidenti, sono stato proprio un codardo. Assolutamente no. Siete stati entrambi molto coraggiosi. Comunque, dirò ad Alice... di installare un sistema di sicurezza. Sicuramente quei tipi non si faranno vedere in giro per un bel po'. A loro non è andata bene quanto te, Ricky. Oh, è stato grandioso, Ryan. Per favore, permettimi di sdebitarmi, io... Sì, Ryan, permettici di ringraziarti in qualche modo. Ci hai salvato stasera. No, non dovete ringraziarmi in nessun modo. Solo mi sentirei più tranquillo accompagnandovi a casa, se per voi va bene. Certo, certo che sì, grazie. Grazie, Ryan. Siamo arrivati. Grazie davvero, Ryan. Davvero. Non lo dimenticherò mai. Figurati, per così poco. Piuttosto, fate attenzione. Rainbow City non è più sicura come prima. Purtroppo no. Beh, io corro in bagno a disinfettarmi il labbro. Ciao, Ryan, buonanotte. Arrivo tra un secondo, Ricky. Ok. A vedere Ryan in azione mi ha ispirato un botto. Certo, ci metterò tutta la notte, però ora so cosa scrivere. Ryan, senti, volevo chiederti... Ve l'ho già detto, non dovete sdebitarvi in nessun modo. No, io volevo sapere dove hai imparato. Cosa? Dove hai imparato a difenderti in quel modo. Oh, me l'ha insegnato mio padre da quando ero piccolo. Sì, lui voleva che io diventassi come lui. Beh, alla fine lo sei diventato. Sì, ma non ho sempre voluto questo. Io volevo diventare un giocatore di basket. Quindi mi sono allenato seriamente solo negli ultimi anni. Oh, capisco. E perché hai abbandonato il basket? Beh, comunque io voglio imparare. Vuoi imparare a picchiare la gente? No! Voglio imparare a difendermi e a difendere le persone a cui voglio bene. Questo mondo ci vuole troppo deboli. Io voglio essere forte. Non voglio attaccare per prima. Voglio solo avere i mezzi necessari per difendermi. Mi aiuteresti, Ryan? Oh, beh, sì. Sì, fammici pensare, Rebecca. E potrei darti qualche lezione, se ti va bene. Sì! Sì, sarebbe fantastico imparare da te. Ok, d'accordo. Allora ci conto, eh? Ci si vede, Ryan, e grazie. Grazie davvero per quello che hai fatto stasera. Rebecca? Sì? Sei stata
Sei già stata molto, molto coraggiosa. Grazie. La prossima volta non arriveranno a toccare mio fratello. Clara, se tu fossi stata abbastanza coraggiosa. Io non ho alcun bisogno di difendermi. Sì che ce l'hai. No! Ehi, strambe, vedete di stare al vostro posto in classe, ok? Ma io sto al mio posto, Amber. No, che non ci stai, non fai altro che alzare questa stupida manina. Non toccarla, Amber. Ah, la tua guardia del corpo. Di alla tua amichetta di smetterla di fare la prima della classe. E soprattutto di non gironzolare intorno a Christian. Andiamo. Attenta, Clary. Cos'è, una minaccia, idiota? Ryan, per favore, lascia stare. Te la prendi troppo. E tu te la prendi troppo poco. Ti stava strattonando il braccio. Oh, lo fanno sempre. Vero, Molly? Sì, sì, sempre con noi. Ci spingono, ci tirano i libri in biblioteca. E a voi due sta bene? Che cosa possiamo farci, Ryan? Sono bulli. Già, e noi siamo quelle strambe, ricordi? Sì, e io non voglio certo cambiare per loro. Non ti sto chiedendo di cambiare, Clary, ti sto chiedendo di reagire. No, sono stupidaggini, Ryan. E questo Christian di cui parla? È il ragazzo che le piace, ma a me non piace. Penso che anche lui mi stia attorno solo perché sono stramba. No, non è vero, tu a Christian le piaci moltissimo. Ma quanto mai, Molly? Sei incorreggibile, Clary. E poi, non ho da temere perché c'è il mio miglior amico bodyguard a proteggermi. Io voglio diventare un giocatore di basket. E comunque, non posso proteggerti ovunque. Certo, certo, lo so, ma sarà proprio perché tu, Ryan, vedi le persone più cattive di quello che sono. E tu le vedi troppo buone rispetto a quello che sono. Amber non farà mai nulla di male, te lo assicuro, non ne ha motivo, ok? Fa come vuoi, Clary, fa come vuoi. Uffa, io questa lezione proprio non riesco a ricordarmela. Ehi, ciao, Clary. Ciao Christian, dimmi. Senti, mi chiedevo, ma sei impegnata questa sera? Sì, devo studiare. Non ci vieni alla festa, al circolo di musica? No, non vengo mai alle feste del circolo di musica, non sono mai invitata. Né io né Molly. Beh, allora che cosa ne dici di venire questa sera? Ti invito io, ok? Perché mi inviti? Perché così passiamo del tempo insieme. Ok, va bene. Può venire anche Molly? Sì, ok, d'accordo, fa venire anche la tua amica. Grande! Vado a dirgliela subito. Grazie, Christian. A quanto pare hai perso il tipo, Amber. Sta zitto! Allora, Ryan, come sono andati gli allenamenti? Bene, papà, bene. Sto andando alla grande. Che c'è? Nulla, solo che Clary non risponde alle mie chiamate. E andava a un circolo con gente che lei non conosce e che non la sopporta. E allora perché ci è andata? Vorrei capirlo anch'io. Ah, Ryan, lo vedi? Tu saresti perfetto per seguire le mie orme. Papà, per favore, ne abbiamo già parlato. Non mi interessa entrare nei servizi segreti o fare la guardia del corpo. Te l'ho già detto, voglio diventare un giocatore di basket. Le persone hanno bisogno di te, Ryan, hanno bisogno di persone come noi. Non tutti capiscono i pericoli che ci sono là fuori. Sì, lo so. Quanto è vero che so che adesso finirai di fare le faccende e poi correrai da Clary per capire se la situazione è sotto controllo. Ed è esattamente quello che farebbe uno che fa il mio mestiere. Oppure, come un ragazzo normale e tranquillo, andrai ad allenarti a basket. Già. Che bella musica! Ehi, ma voi avete mai ascoltato le sigle di Cristina D'Avena? Ma chi l'ha invitata questa? No, Molly, non penso. Ehi, Molly! Ryan!
Ryan, sei stata invitata anche tu! No, dov'è Clary? Non la vedo. Ehi, tu l'hai invitata, dov'è? Clary è andata fuori con Amber. Con Amber? E perché mai? Beh, perché volevano chiarire, Amber ha detto che voleva essere sua amica. Ma, e lei ci ha creduto? Certo che sì! No, Ryan, quanto sei pessimista! Ha ragione, Clary, ti preoccupi troppo. Ryan! Accidenti, ma qualcuno ha chiamato i pompieri! Certo che li abbiamo chiamati, ma non arriveranno mai in tempo! Oh, che cosa ha combinato? Amber, dov'è Clary? Io, Ryan, mi dispiace, non volevo, io... È stato un incidente, volevo solo spaventarla, ma poi c'è stato un cortocircuito e lei è rimasta chiusa dentro ed è scoppiato l'incendio! Ma... Ehi, ragazzo, dove vai? Non vedi che è tutto in fiamme? Lasciami, c'è la mia migliore amica là dentro! Ryan, lascia stare! Con te me la vedrò dopo! Ryan! Ma è un pazzo! Non ne uscirà vivo! Clary! Clary! Dove sei? Ryan! Ryan, vattene! Vattene subito! Ma non scherzare! Devo proteggerti, no? Se non ci penso io! Ryan, per favore, vattene! Eccoti, vieni! Tieniti stretto a me! Ryan, per favore! Dai, esci! Ehi, ragazzina, ce l'hai fatta! Clary, dov'è Ryan? Lui è crollato il tetto, è rimasto dentro! Povero ragazzo! No, Ryan! Stanno per arrivare i pompieri, magari riescono a... Ryan! Bene, ragazza, tu stai molto meglio. Grazie, dottore, ma come sta Ryan? Sì, mi dica, come sta mio figlio? Lui vivrà. I pompieri l'hanno tirato fuori in tempo, solo lo stanno operando e sarà un'operazione molto delicata. Suo figlio ha riportato ustioni per il 70% del corpo. Oh cielo, Ryan, mi dispiace così tanto. Clary, non è colpa tua. Sì, invece. No, è stato un incidente, l'hanno detto anche i pompieri. C'è stato un cortocircuito e il magazzino ha preso fuoco. Tu sei rimasta incastrata, nessuno ne ha colpa, neanche quella stupida della tua compagna di scuola. Lui... Ryan aveva ragione. Mi sono fidata troppo delle altre persone e non di lui. Ehi, Molly. Ciao, Ryan. Ciao, Molly. Sono venuta a portarti i palloncini. Non dovrebbero mai mancare i palloncini in ospedale. Come stai? Beh, sta molto meglio. Grazie, Molly. Sì, io... Dov'è Clary? Lei sta bene, ma... Ryan si è trasferita. Cosa? Sì, lei non può sopportarlo, non può sopportare tutto questo. È per questo che non è venuta a trovarti. Lei ti ringrazia immensamente, ti deve la vita, ma se ne vergogna anche. Se n'è andata, per sempre. Beh, ma sono sicuro che ci ripenserà, tornerà, insomma. La sua famiglia è stata da subito d'accordo con lei. Si sono trasferiti in un'altra città. Ma sono sicuro che le passerà, Ryan, le passerà e tornerà a trovarti, vedrai. Sì, ne sono sicura. Il tempo aggiusta tutto, Ryan, tutto. Sì. Allora, come ti sta? Bene, direi che copre tutto. Sì, ti sta benissimo, Ryan. Tranquillo. I medici mi hanno assicurato che gran parte delle cicatrici che hai sul viso guariranno. Gran parte, sì. Non tutte. Oh. Oh, con quelle sì che sembreresti un agente segreto. Ti piace? Moltissimo, figliolo. Ho già avvisato i miei colleghi. Inizierai l'addestramento domani stesso. Bene. Sono fiero di te, Ryan. Fiero del fatto che tu non ti sia fatto bruciare da quelle fiamme.
E sai cosa intendo. Ne sei uscito più forte di prima, come il ferro di una spada. Sì, una spada pronta a difendere gli altri. Adesso.